Sì, pronto? Sì, ok, ciao, arrivederci. Vi piacerebbe che potesse funzionare così? In realtà funziona in una maniera completamente diversa, ma non per questo non è smart. Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Mi è venuto in mente la possibilità di poter realizzare un video come questo dopo aver letto i commenti su Facebook in merito a questo oggettino che ho comprato e che ho deciso di provare anche perché costa davvero poco ed è veramente molto smart. No, fatemi capire, cioè stiamo nel 2021, quasi 2022, e c'è gente che ancora scarica le ISO di Windows 10 e cerca le crack in rete. Ragazzi, esistono servizi come Cookies che vi permettono di poter installare una licenza di Windows 10 originale all'interno del vostro PC, ma non soltanto di Windows 10, anche di molti giochi in rete, ma soprattutto anche di Office. Ma andiamo a guardare sul sito. Allora, il sito è questo e come notate si presenta con moltissimi giochi già divisi in base alle varie piattaforme. Però se noi dovessimo cercare Windows 10 o quant'altro, basterebbe avviare semplicemente il motore di ricerca e trovare tutto quanto quello che ci serve. Nel momento in cui vi arriva una mail, Cookies ci fa il riepilogo di quello che stiamo acquistando e ci invita a cliccare in un link preciso, a prendere questo numero che si trova qui sotto questo pulsante, copiarlo e incollarlo. Vediamo. Successivamente si va nel pannello di controllo, basta scrivere licenza, impostazioni per l'attivazione e in questo caso se Windows 10 non è attivato vi compare il messaggio in cui vi si dice che non è attivato. Diversamente io posso anche cambiare il product key, incollare ciò che avevo copiato nell'area personale di Cookies e semplicemente attivarlo. A questo punto ho un Windows 10 originale ed è pronto per essere upgradato gratuitamente a Windows 11. Infatti guardate, l'ho acquistato il 9 agosto e leggendo i commenti mi è venuto subito in mente che ci potesse essere qualcosa che probabilmente è sfuggito alla maggior parte delle dei recensori. Guardiamo un attimo, l'anello non è digitale, è intelligente, nessun NFC, è solo un anello di bassa bigiotteria. Qualche volta bisognerebbe fermarsi un attimo prima di commentare, bisognerebbe cominciare a capire ma io ho capito che cosa sto comprando oppure semplicemente mi va di sparare a zero. Bisogna esercitare anche, come dice Raffaele Gaito, l'arte della pazienza, imparare cioè ad approfondire un concetto e imparare a darsi del tempo per poter capire un qualcosa che probabilmente non hai capito. Beh, carino, buona la fattura, ma non è intuitivo, sto ancora cercando di capire come utilizzarlo. Simpatico anello, non sono riuscito a connetterlo, peccato. Ok, commenti come questo mi danno la forza e l'energia di poter cominciare a spiegarvi come funziona questo tipo di oggetto, che tra l'altro è anche abbastanza carino. Inoltre il design non è sempre lo stesso, perché è possibile trovare anelli NFC molto differenti rispetto a questo, che sono anche un po' più carini, però questo l'ho comprato anche perché è quello che costava di meno di tutti e ho voluto soltanto provare la tecnologia. Non penso di poterlo utilizzare anche perché per i miei scopi non va molto bene, però ogni tanto qualcosa di figo ce la faccio anche io. Partiamo dal presupposto che cos'è l'NFC. L'NFC è un sistema di comunicazione che funziona a corto raggio, cioè praticamente così come le carte di credito, occorrerebbe prendere un dispositivo NFC, avvicinarlo e accade un qualcosa. Con le carte, quelle contactless, avviene semplicemente uno scambio di dati e grazie a questo scambio di dati è possibile effettuare una transazione commerciale. Alla stessa maniera è possibile effettuare un'azione con questo smart ring. Chiaramente per poterlo utilizzare occorre essere sicuri di aver abilitato l'NFC. Premessa, l'NFC su questo smartphone è abilitato, ma sugli iPhone è abilitato in automatico e non funziona con questi smart ring, anche perché è abilitato soltanto per fare un determinato scopo. Quindi questi smart ring vanno associati solamente purtroppo ai dispositivi Android. Questo smart ring tra l'altro è impermeabile e non si ricarica. La cosa bella è che l'NFC funziona in questa maniera. Qui c'è un qualcosa di passivo che ha bisogno sì di energia per poter trasmettere i propri contenuti, ma se la prende a induzione nel momento in cui cioè si appoggia il dispositivo. E nell'appoggiarlo bisogna stare molto attenti, così come quando voi appoggiate bene il chip quando dovete fare dei pagamenti con la contactless, anche qua va appoggiato bene il chip, quindi va individuata bene bene la superficie dove poterlo appoggiare. Su per giù io ho capito che dovrebbe essere da queste parti qua. Questo anello vi arriva in una confezione nuda e cruda, cioè praticamente non ho trovato nessun tipo di manuale, non ho trovato nulla, non ho trovato neanche l'indicazione di un'app, neanche un QR code, nulla. Semplicemente ho cercato nel Play Store di Google il modo in cui poterlo
utilizzare, anche perché di base, come vi ho detto, non sapevo utilizzarlo neanche io e sono rimasto sorpreso da tutte le funzioni che in questo momento lui riesce a fare. Ve ne faccio vedere soltanto una per farvi intendere. Questo è lo smartphone, questo è il mio anello, trovo il punto preciso che chiaramente io so già ad occhio dove si trova e voilà, parte una chiamata a mia moglie. Vi faccio vedere un altro esempio. Ecco, abbiamo sempre il mio telefono, abbiamo il chip NFC, il tag o meglio da appoggiare qui dietro, chiaramente dietro la videocamera, e nel momento in cui lo appoggio, opla là, parte direttamente Francesco Renzo, il mio canale YouTube. Ma noterete che posso fare tra poco tantissime altre cose, tipo per esempio mandare la posizione a qualcuno, oppure passare un contatto. Mi passi il tuo contatto? Certo, dammi lo smartphone, te lo appoggio e voilà, hai il contatto all'interno della mia rubrica. Così come posso passarti il mio curriculum, così come posso passarti il mio sito internet, così come posso mettere qua dentro anche il wallet di una mia criptomoneta, in modo tale che so che le mie criptomonete, i wallet, sono contenuti sì nel server che li ospita, anzi nei vari server della blockchain, ma sono soprattutto conservati qui, in modo tale che non si possano rompere. Fino a quando ci sarà la tecnologia NFC, i miei criptomonete, le mie criptovalute saranno sempre al sicuro. E questa roba è sicura, ragazzi, perché non soltanto non si ricarica, ma è anche impermeabile. E guardate, non ho paura a farla cadere per terra, caspita, devo riprenderla. Tra l'altro, avete mai provato a prendere lo smartphone e appoggiarci dietro la vostra carta? Guardate, esce il messaggio, non è un NFC valido. Ma vediamo anche come funziona questa roba. Allora, per poter incominciare a fare qualcosina, io ho utilizzato subito questo programmino qua, ve lo vedete subito, NFC Ring Control. Basta aprirlo e guardate, a un certo punto io posso fare crea leggi erase. Allora, innanzitutto cancelliamo tutto. Io ogni operazione che dovrò fare dovrò confermare il tutto ponendo l'NFC qui, così come se volessi creare una azione dovrei andare su crea e qui posso metterci, come notate, un link a un web address. Basterebbe cliccare un link, inserirlo e poi appoggiare lui affinché possa essere scritta la memoria che sta al suo interno, così come potrei premere text e far comparire un testo qualsiasi, e questo potrebbe anche essere il caso della crypto, insomma del crypto wallet. VCard ho la possibilità di selezionare all'interno un contatto in modo tale che possa caricare tutto quanto, poi premendo successivamente successivo dovrei appoggiare chiaramente il ring nel punto delicato in cui c'è l'NFC, altrimenti potrei inserire un collegamento su Twitter, Facebook e YouTube. Ed è questa la cosa che ho fatto io prima. Nel momento in cui ho fatto YouTube, ho inserito semplicemente il mio canale YouTube, ho premuto avanti, ho tenuto l'anello nella zona che chiaramente è sensibile, e in questo caso lui ha preso la sensibilità e ha scritto direttamente tutto qua sopra. Ecco, una cosa più rilevante la potremo fare con l'app NFC Tools. Nel momento in cui la apro, lui mi chiede di avvicinare il tag. Eccola, avvicinato subito. Ecco, dopo aver provato qualche volta ad avvicinarlo al punto giusto, comunque notiamo che lui ha una serie di informazioni, tra cui la memoria. In questo momento ha 137 byte liberi, sì, byte, avete capito bene, anche perché qua ci vanno soltanto delle stringhe di testo che vengono portate a uno smartphone, ed è una dimensione comunque che dice qui è scrivibile. Nel momento in cui facciamo scrittura possiamo aggiungere un campo e possiamo inserire un testo oppure una URL oppure una URL personalizzato oppure aggiungere una ricerca, un social network tra tutti quanti quelli disponibili qui. Quindi cosa vuol dire? Cioè, mi dai il tuo profilo Instagram? Certo, eccolo, tac tac, è preso. Oppure aggiungere semplicemente il link a un video, anche un video su YouTube, oppure semplicemente aggiungerci un link a un file, a un'applicazione, una mail, un contatto, un numero di telefono, un SMS, una posizione, un indirizzo, la differenza tra posizione e indirizzo probabilmente è il testo, oppure uno street view, oppure l'emergenza, oppure aggiungere direttamente un indirizzo Bitcoin, oppure aggiungere un collegamento Bluetooth o una scheda di rete Wi-Fi. Insomma, ci sono tantissime opzioni che possono essere fatte nella stessa maniera. Si inserisce l'opzione, si appoggia il ring, viene scritta la memoria e poi può essere utilizzata appoggiandola sui vari smartphone Android. C'è anche altro, guardate, in altro posso fare copia tag, elimina tag, blocca tag, il tag sarebbe lui chiaramente, formatta la memoria, leggi la memoria, rimuovi la password, imposta la password, eccetera, eccetera. Ma una funzione molto carina è questa, guardate, task.
posso aggiungere un'azione e posso decidere che lui debba poter effettuare, per esempio, come ho fatto in precedenza, una telefonata, chiamata al cellulare. Qua basta inserire il numero e lui automaticamente chiama quel numero dopo aver dato l'ok e aver appoggiato chiaramente il ring, e lui è in grado di poter effettuare delle chiamate SMS, oppure mandare un SMS, o abilitare il viva voce, oppure visualizzare il registro delle chiamate, oppure eseguire un codice segreto che, come notate, sta soltanto nella versione Pro, che comunque costa 3 euro e qualche cosa, potrebbe avere un certo senso comprarla. Così come possiamo avere anche la luminosità dello schermo, disabilitare, abilitare della rotazione, fare partire il salvaschermo, cambiare uno sfondo, una selezionando un'immagine differente, sempre nella versione Pro, oppure componendo una serie di varie operazioni, ragazzi, che sono veramente tantissime. Io mi perdo in tutte quante queste operazioni che lui è in grado di poter fare. Bene, ragazzi, l'anellino, come avete visto, riesce a fare tantissime cose, sfrutta una tecnologia che comunque già abbiamo all'interno dei nostri smartphone e delle nostre carte da parecchio tempo. A proposito, quei programmini che vi ho fatto vedere, specialmente NFC Tool, riesce a leggere anche la memoria delle carte di debito, le carte di credito. Prima di terminare questo video vi chiedo la cortesia di mettere un like e di commentare, in base anche alle vostre esperienze, se le avete avute con oggetti di questo genere, cosa ne pensate. Mi farebbe molto piacere anche che vi iscriveste al canale. Da Francesco Renzo è tutto, ciao ragazzi, alla prossima.